Leonardo Di Franco con questo libro da una parte registra il tempo che viviamo, dall'altra parte manda un messaggio che è in parte un segnale di allarme. Registra il tempo che viviamo in una realtà come quella siciliana che ha conosciuto l'importanza del diritto, ma ha scoperto che oltre il diritto c'è esigenza di rispettare i diritti. Ed è per questo che questo libro fa riferimento a chi è a presidio dei diritti, sono le convenzioni internazionali, la Costituzione repubblicana. Io credo che oggi la Sicilia stia culturalmente cambiando perché grazie, drammaticamente lo dico, alla violenza della mafia ha scoperto l'importanza del diritto, ma non si è fermata, è andato oltre, ha aperto gli occhi, la bocca e le orecchie e ha scoperto l'importanza dei diritti e ha scoperto come tante volte i diritti vengono violati dalle leggi e i migranti sono stati costretti a lasciare il paese dove hanno vissuto, dove sono nati, ci ricordano non i loro diritti ma i nostri diritti, ci ricordano che siamo tutti persone e che dobbiamo costruire una comunità. Io sono persona, che è l'alternativa all'egoismo di chi dice io sono individuo, noi siamo comunità, che è l'alternativa a chi dice noi siamo un gruppo. E secondo una soffocante logica di appartenenza ci chiudiamo dentro il nostro gruppo. Io sono una persona, noi siamo comunità, esattamente in qualche modo il segno del tempo che viviamo oggi a Palermo e in tutta la Sicilia. Leonardo Di Franco fa un excursus in questo libro, dalla Carta Universale, dalla Dichiarazione Universale dell'ONU del 1948 sino alla Carta di Palermo del 2015. Che valore ha o assume oggi la Carta di Palermo appunto in questo preciso periodo storico e politico? La Carta di Palermo è diventata in qualche modo un punto di domanda all'intera umanità, il consenso che ha ricevuto in tutto il mondo, che hanno fatto di Palermo un punto di riferimento di cultura dell'accoglienza e la conferma che abbiamo interpretato in aderenza al tempo che viviamo la dichiarazione del 10 dicembre del 48 dei diritti dell'uomo. Quando qualcuno mi chiede quanti migranti ci sono a Palermo, io non rispondo 100.000, 120.000, rispondo nessuno. Chi è a Palermo è palermitano. Il sindaco non fa differenza fra chi è nato a Palermo e chi vive a Palermo, perché il migrante è come nostro fratello, o nostra sorella, è un essere umano. Essere diversi ed essere uguali, io sono diverso da lei perché io sono un essere umano, ma io sono uguale a lei perché io sono un essere umano. Applichiamo questo criterio e scopriremo come il mondo diventa migliore e Palermo è diventata exciting and safe, eccitante e sicura, eccitante per la varietà di colori, di suoni, di lingue, di razze, di religioni che vivono nella nostra città, ma anche sicura, perché quando arriva qualche musulmano strano, perché esistono dei musulmani criminali, siciliani criminali, no, nessuno si permette di dire che esistono siciliani criminali, ma quando arriva qualche musulmano criminale, i musulmani che vivono a Palermo avvertono il sindaco avverte il questore, perché loro difendono quella che considerano la loro città prima di difendere la loro religione e il loro paese di origine. Questo non accade nelle banlieue di Parigi, questo non accade nelle città attorno a Bruxelles, dove se arriva qualcuno strano gli altri chiudono gli occhi, la bocca e le orecchie, per come sono trattati non si considerano cittadini della città che li ospita. Un'ultima domanda, l'uomo è migrante per natura, l'abbiamo dimenticato forse? Ma ci siamo dimenticati di tanti siciliani che sono stati migranti e ci siamo dimenticati che tanti vengono nella nostra terra con lo stesso spirito e bisogno di sopravvivenza che avevano i nostri siciliani quando andavano all'estero. E poi vogliamo eliminare la parola migrante, che brutta parola. Io voglio eliminare la parola migrante, qualcuno vuole eliminare i migranti, c'è una bella differenza.